Sono qua con SimSolid, adesso vado a creare lo spot giusto, ok? Perché ho sbagliato nel video precedente. Dunque, vabbè, mi sono creato questi qua, adesso andiamo a creare i due spot qui. Allora, com'è che faccio? Vado sempre a crearmi qua, però prima mi posiziono giusto. Dunque, andiamo, vediamo front, left. Ok, voglio crearli qui o anche qui. Vabbè, creiamoli qua sopra. A questo punto vado, crea spot, però creo spot on cylinder e qui darò, non so, 30. Ok, non lo vedo, dovrei cliccare qui. Oh, eccolo qua. Vado qui, bello, e col tasto destro me lo sposto e posiziono questo qui così. Ok, anche se oggettivamente va meglio, ecco, più col tasto destro proprio lo sposto. Ok, faccio ok. A questo punto mi ha creato il mio spot. Ok, vabbè, faccio la stessa cosa su questo. Dunque, qua posso switchare per vedere show spot. Ok, adesso li voglio vedere. A questo punto ero sempre in assembly, a questo punto vado a di nuovo creare spot. Potevo crearli anche dopo, mentre vabbè, però era semplicemente per far vedere spot o cylinder. Questo io posso fare 30. Ok, metto 30 che mi andava bene e clicco qui. Ok, adesso io aumento un po' e sposto questo qui. Ok, e gli dico ok. A questo punto ho il mio due spot e la forza che voglio, quella del 2. A questo punto edit la forza, non è più sulla faccia 0 che va totale. Qui delete, ma sugli spot, e dunque dovrei andare a selezionare questo qui, non la faccia, delete, ma vado qui su spot e seleziono questo e poi vado a selezionare questo qui e lascio invariato e faccio ok. Vabbè, in modo di avere il displacement sia qui. Allora, se andiamo a vedere i totali, io ho questo, le forze e ho quello là. E poi adesso andrò a fare la stessa cosa sul vincolo. Ok, sul constraints. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.